particolare, pensate che ad Invorrio oggi si corre il Gran Premio di Formula 1 a pedali organizzato da Le Volpi di Invo. E per parlare di tutto ciò abbiamo con noi Marco Ruga. Buongiorno Marco. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Allora, Gran Premio di Formula 1 a pedali. Sì. Allora, per spiegare brevemente a chi non le conosce, anche se avevamo fatto in passato un intervento insieme, Sì. sono delle macchinine, però non pensate alle macchinine quelle che, con cui giocavamo da piccoli, sono delle vere e proprie formuline, non le chiamiamo, sono dei velomobili, dei mezzi con cui si può andare anche su strada, tutti carenati. E che un po' richiamano appunto la Formula 1, chiaramente sono più piccole, con le ruote piccoline della bicicletta, però vanno abbastanza forte. E svolgiamo un campionato, io partecipo a questo campionato che si svolge su 8-9 prove, quest'anno dovremmo fare 9 prove, tutte nel Nord Italia. E allora, con le Volpi di Invo abbiamo pensato quest'anno di realizzarle proprio ad Invorrio, quindi chiudere il centro storico per un giorno e quindi lasciare che Invorrio fosse appunto a portata di tutti e passando alla passeggiata e anche a vedere questo Gran Premio. Correranno circa una ventina di concorrenti, 15-20 adesso dobbiamo vedere gli ultimi iscritti. E grazie appunto alle Volpi di Invo, ai volontari dell'AIB proprio di Invorrio, con l'aiuto soprattutto di Alfonso Corella, della Croce Rossa, del Verdiante e chiaramente anche dell'amministrazione comunale, in particolare del sindaco Roberto Del Ponte, siamo riusciti a organizzare in questi ultimi mesi, è stata un po' dura questa manifestazione. Manifestazione fortemente voluta, devo dirla, dalla suocera Paola Rossetto, che mi segue e mi ha anche tifoso in questo campionato, e anche da mia moglie Elisa Vivini. Avere la suocera come tifosa suona un po' strano, però Però ti rispettiamo, per carità, eh. in effetti è così, c'è cioè, tifoso, insomma, è quel tifosismo del tipo se non vinci ti spacco le gambe, però in effetti funziona, il campionato, sono abbastanza messo bene in campionato. Io sono comunque per dire, sono appassionato di questa specialità, ma in generale di bicicletta. Infatti ci sarà anche la possibilità durante questo Gran Premio, diciamo, tra prove, qualifiche e gara, anche di provare altri mezzi e alla fine della gara daremo la possibilità, se non diluvia, ma se nel tempo regga, di far provare chi vuole proprio questa Formula 1. Bellissimo, bellissimo. Senti, partita a che ora? Come si svolge? Allora, il riprovo è alle 14.30, quindi alle 14.30, quindi fino alle 15 prove libere, chiuderemo appunto la strada, sarà chiusa, la parte centrale dove c'è il municipio, dove c'è la farmacia, fino alle scuole, è un circuito di circa 500 metri, quindi immaginate che ci sono, sai, le valli di paglia, nei punti più pericolosi, un po' tipo i Gran Premi di Formula 1 degli anni 50, no? Quelli che si correvano sulle strade cittadine. E poi dopo il Gran Premio dovrà scattare alle 15:30, dipende poi come ci saremo organizzati. La gara dura una ventina, 25 giri, forse 30, adesso decidiamo in funzione di quanto ci vogliamo stancare, quindi una mezz'oretta, e poi dopo la gara appunto ci sarà la possibilità di fare queste cose. Tra l'altro ci sarà anche alcune delle sorprese per i bimbi, avremo delle macchine da far provare apposta per i bimbi con delle gincane, con vari treni, insomma, sicuramente sarà bello anche un po' per tutti, per i grandi e per come si dice piccini, quindi Bellissimo. abbiamo Senti, organizzato una cosa così. Marco, queste macchine le costruite voi? Ognuno si costruisce la sua? Ci sono degli standard da rispettare, immagino. Sì, è un campionato che è poco conosciuto, ma in realtà è dagli anni 80 che esiste e ci sono sempre state gare organizzate in Italia, c'è anche un campionato europeo al quale alcuni miei avversari hanno partecipato, io non ho ancora fatto in tempo, il secondo anno che partecipo. Sono gare, sono macchine che tecnicamente hanno un regolamento, quindi dimensioni minime, massime, e materiali sono abbastanza liberi. Ognuno se le costruisce la sua, anche se in passato e anche attualmente ci sono dei costruttori che oltre per loro li fanno anche per altri. Ah, Quindi addirittura. sì, se vedete, infatti ci sono varie tipologie, alcune si assomigliano, alcune macchine sembrano sorelle, altre invece non c'entrano niente perché poi ognuno appunto, anche lì la parte bella, è libera di costruire secondo la fantasia. Immagino, insomma, che più sia leggera, meglio è, visto che va a pedale, no? Assolutamente. Quindi insomma, bisogna Sì. fisicamente portarla avanti. Ma ci sono anche quelli che magari fanno in furia, mettono il motorino e vanno nel green. Cosa è già successo? Allora, no, allora No. no, anche se in molti, visto che ho sensazioni abbastanza buone, mi accusano di questa cosa, io lo dico chiaramente, non uso il motorino, però, e neanche altre sostanze, però insomma, se volete, io lo dico, poi se non si fida, si fida. No, il motorino no, anche se però alcuni concorrenti, tipo il mitico ad Alberto Cravero, ha
con un quattro ruote elettrificato, anche perché lui ha una certa età e quindi diciamo che si aiuta in questa maniera, però poi va fuori classifica. Invece i miei due concorrenti, i due principali avversari, Andrea Riboldi e Alberto Serena, che sono un po' il Senna, il Prost, il Mansell, il Prost, eccetera, della Formula Pedali, si allenano, cioè c'è da allenarsi ogni giorno, e alla fine è una gara ciclistica, perché insomma il bello della gara ciclistica, quindi l'allenamento, il motore che sei tu, alla guida ti provoca. Alla guida, anche per chi vede, insomma, è una forma molto bella, diciamo, di gara. Ma ci sono anche scontri, ci sono anche... No, allora, ci sono le classiche bussate. Cioè, questi mezzi hanno un barauti posteriore che consente, appunto, ed è del regolamento, di appoggiarsi, anche perché alcune volte diventa quasi indispensabile. Immaginate questo trenino di 15 vetture, soprattutto nei primi giri, quando sei tutti insieme, quando, insomma, si riesce un po' a fare un po' di battaglia, proprio ravvicinato uno con l'altro, dove ci si appoggia, si cerca di fare la spaccata un po' di più, e poi invece gli ultimi 5-6 giri sono quelli dove ne ha, e lì allora è la gamba quello che conta. Ma sono vetture che comunque non vanno piano, perché le medie delle nostre gare sono sui 35 all'ora, sui circuiti diciamo medi, ma c'è un gran premio che si corre all'autodromo, al velodromo di Bresso, che è un circuito tipo ad anello, dove la qualifica l'abbiamo fatta, perché era una cosa un po' particolare, io e Andrea Riboldi abbiamo toccato i 53 all'ora di punta massima, con un giro a 45 all'ora, ed è un giro molto breve. Cioè sono macchinine che sommano la meccanica, ma anche una certa aerodinamica, perché sono completamente chiuse. Bellissimo, ma avete più, all'interno c'è comunque, come la bicicletta, ci sono dei rapporti, o il rapporto è unico, anche quello? È come ha tutta la componentistica della bici da corsa, quindi hanno uno o due corone davanti, e rapporti, infatti, non so, dall'11, io ho l'11 e 34 dietro, quindi riesco a fare anche le 6. L'unica cosa è che la meccanica cambia, perché sulla mia, per esempio, c'è un catenone che va davanti e posteriore, perché la mia trazione è posteriore, alcuni invece usano la trazione anteriore, quindi tutta la meccanica davanti. Ma se venite a vederle, potete non solo appunto vederle, potete anche provarle, vedere un po' davanti. Quindi poi si possono usare anche su strada, tra l'altro, quindi è bello anche questo, l'abbiamo ricordato la volta scorsa, appunto, che tu ogni tanto, insomma, ti vedono in giro, quindi faccio spettacolo. Ecco il Marco Ruga che passa, che va in giro, quindi assolutamente sono delle cose meravigliose che potete provare, potete anche fare voi. Io ti chiedo in conclusione di darci un punto di riferimento, se qualcuno vuole parlare con te poi per insomma chiederti come entrare, come fare, come creare, e poi naturalmente a te la conclusione per invitare tutti gli amici a venire ad Invorio oggi. Sì, volevo dare due riferimenti, che sono la pagina di Facebook di Formula 1 Pedali, quindi c'è proprio F1 Pedali, c'è anche il blog, c'è il mio blog di Bici Racchinate per Tutti, lo trovate anche il canale di YouTube, Bici Racchinate per Tutti, dove tra l'altro spiego anche un po' come costruirle, come fare, insomma c'è una cosa un po' così. Oggi vi ritrovo appunto alle 14.30 ad Invorio, dove c'è il comune, quindi nella parte principale, la piazza principale, che si vede anche dalla statale, quindi uno passa a vedere, c'è l'arco, insomma facciamo tutto un po' scenografico. E si parte appunto alle 14.30, lì è tutto chiuso, quindi uno viene lì, siamo lì, c'è il gazebo, c'è Lisa, ci sono io e poi verranno i concorrenti, chiedete, venite, provate, facciamo una cosa che insomma sia un po' piacevole per tutti, speriamo che venga bene, che venga fuori un po' di sole, magari sarebbe piacevole, basta che non piova. Certo. Marco, ti ringraziamo, è stato ancora una volta un piacere averti sulla frequenza di Blu Radio, e buona giornata di festa e di sport con il Gran Premio di Formula 1 a pedali ad Invorio. Grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie.